Lorenzo e vorrei esprimere la mia gratitudine e il mio compiacimento per il lavoro che hai svolto. Se sono qua è merito suo principalmente. Vorrei ringraziare anche l'amica Gianna Gancia, e i giovani Badani ovviamente tutti quanti insieme a Matteo Bagliasso e Giorgio Bergesio che ho avuto modo di incontrare questa sera e con cui ci organizzeremo per incontri similari sul piano della formazione. Un ringraziamento al capitano Tommaso Giuffreda della compagnia, il comandante della compagnia dei carabinieri di Savigliano, e un grazie a tutte le forze dell'ordine che anche questa sera sono qui a tutela della nostra sicurezza. Grazie più grande. Grazie più grande a tutti quanti voi per aver scelto di condividere questo tempo e confrontarci su delle tematiche che oggi sono cruciali per il nostro presente e per il nostro futuro. Non passa giorno senza che non si tocchi con mano l'evidenza di questa guerra sferrata dal terrorismo islamico globalizzato con modalità diverse e che ci fanno comprendere come è la nostra fragilità quella che consente loro di operare in modo arbitrario, in modo arrogante, in modo violento. Oggi abbiamo raccolto ad esempio le dichiarazioni di un sedicente imam di una moschea di Colonia che è intervenuto sulla violenza sessuale nei confronti di migliaia di donne in Germania, in Svezia, in Austria, in Svizzera, nella notte di Capodanno, dicendo la colpa è delle donne perché sono andate in giro seminude e avevano messo il profumo, questa è la sua tesi, e dicendo hanno istigato gli uomini, hanno gettato benzina sul fuoco. La cosa non meno grave è che questo personaggio dica tutto ciò, cioè faccia pubblicamente apologia della violenza sessuale nei confronti della donna e non gli succede nulla, continua a operare impunito, indisturbato. Questo non è meno grave perché significa che noi non siamo in grado di far rispettare le nostre leggi, di far condividere i nostri valori. Perché se immaginaste l'opposto, migliaia di europei che assaltano migliaia di donne musulmane, se succedesse in un paese islamico, nell'arco di poche ore verrebbero tutti quanti decapitati nell'arco di poche ore. Se succedesse in Europa, sempre nel giro di poche ore verrebbero tutti arrestati, condannati in direttissima e tutti quanti noi ci autocolpevolizzeremmo, ci autocondanneremmo come razzisti perché violiamo nei confronti dei musulmani. Quando succede invece l'opposto, ed è successo, non succede nulla. Ne hanno arrestato meno di 50 ed erano più di un migliaio che hanno perpetrato queste violenze, ma al momento non c'è nessuna condanna. Tutti hanno messo le mani avanti dicendo non dobbiamo generalizzare, gli immigrati non c'entrano, l'Islam non c'entra. C'è un qualcosa che ci fa comprendere come la loro violenza sia speculare alla nostra fragilità. Quello che è accaduto il 13 novembre
a Parigi, ci fa toccare con mano la specificità di una guerra che è a tal punto globalizzata da essere diventata autoctona e endogena. Chi perpetra queste stragi sono cittadini europei musulmani che infieriscono, che massacrano altri cittadini europei condannati indistintamente come miscredenti, come nemici dell'Islam. Rispetto alle guerre che abbiamo conosciuto finora, questa guerra è molto più subdola, molto più insidiosa, perché mentre in passato c'era una linea di demarcazione tra gli alleati e i nemici, in questa guerra il nemico è uno dei nostri e colpisce dentro casa nostra. E questo rende particolarmente difficile confrontarsi, scontrarsi con questo nemico, ancora di più nel momento in cui sferrano questa guerra attraverso delle microcellule. Sono piccoli gruppi formati da pochi elementi che gestiscono in modo sostanzialmente autonomo l'organizzazione dell'attentato. Non lasciano tracce nella fase della organizzazione dell'attentato e di conseguenza chi è preposto a prevenire questi attentati in assenza di tracce non lo può fare. Così come nella fase successiva agli attentati abbiamo difficoltà a reprimere questo terrorismo, perché ugualmente quando si fanno esplodere, e 7 degli 8 attentatori di Parigi si sono fatti esplodere, l'ottavo è fuggito, ugualmente non ci consentono di ricostruire il legame che c'è tra quella microcellula e la struttura complessiva della rete del terrorismo islamico. È un terrorismo che investe nella paura. Loro sono consapevoli che questa guerra non potrebbero vincerla sul campo di battaglia perché sono numericamente inferiori e sul piano della qualità degli armamenti sono ugualmente inferiori. Ma sanno che potrebbero vincerla se la paura prevarrà dentro di noi. Quando nel maggio del 2013 due terroristi islamici britannici di origine nigeriana ed erano entrambi cristiani convertiti all'Islam, armati di accette, decapitarono a Londra un giovane soldato britannico, dopo averlo decapitato non solo non fuggirono, ma chiesero ai passanti di fotografare e di filmare quella testa mozzata, perché sono consapevoli che la guerra non la vinceranno tagliando la testa a 1, 10, 100 o 1000 nemici dell'Islam, ma solo quando l'immagine della testa mozzata si radicherà dentro ciascuno di noi, quando ciascuno di noi la interiorizzerà al punto da ritenere che quella testa mozzata potrebbe essere la propria testa. Quando saremo sopraffatti dalla paura, noi non reagiremo, ci sottometteremo senza combattere. E questa paura è alimentata ulteriormente dal fatto che è un terrorismo di logoramento. A Parigi c'era un obiettivo principale che era lo stadio, dove era in corso una partita tra la nazionale di calcio francese e quella tedesca, c'erano decine di migliaia di persone, c'era il presidente francese Hollande, ma al tempo stesso hanno colpito indiscriminatamente persone che erano sedute ai bar, ai ristoranti, che ascoltavano la musica all'interno di una sala di concerto. Il messaggio che ci trasmettono è duplice. Innanzitutto che siamo tutti indistintamente nemici dell'Islam. La lezione che noi dobbiamo subito imparare è che non ci uccidono per ciò che facciamo, ci uccidono per ciò che siamo, a prescindere da ciò che facciamo.
Dobbiamo comprendere che questo terrorismo non è un terrorismo reattivo, ma è un terrorismo aggressivo. A prescindere da ciò che facciamo, loro ci uccidono perché nel Corano Allah prescrive, perché soprattutto Maometto nei suoi detti e nei suoi fatti hanno ucciso quelli che loro concepiscono in modo indistinto, definiscono in modo indistinto come miscredenti. E i miscredenti sono tutti non musulmani. Nel Corano solo i musulmani sono credenti. Quindi laddove ad esempio nei versetti 12-17 della sura ottava del Corano, le sure sono i capitoli del Corano, sono in tutto 114, Allah stesso dice: getterò il terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, cioè decapitateli capo e collo. Non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. Versetti 12-17 della sura ottava del Corano. Non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. E questo, basterebbe questo per farci capire la diversità che c'è. Non è lo stesso Dio. Noi non potremmo neppure lontanamente immaginare che nei Vangeli si possa leggere: non siete certo voi che li avete uccisi, è Gesù Cristo che li ha uccisi. Non lo possiamo neppure lontanamente concepire, perché Gesù Cristo non ha mai ucciso nessuno, non ha mai ordinato di uccidere nessuno, non si è mai compiaciuto della morte di nessuno, ma ha dato la propria vita per redimere l'umanità. Il secondo messaggio che ci hanno trasmesso dalle stragi di Parigi è che non è possibile garantire la nostra sicurezza nel momento in cui è impossibile presidiare, garantire la sicurezza di ogni bar, di ogni ristorante, di ogni museo, di ogni chiesa, di ogni sala concerto, di ogni cinema, di ogni teatro, di ogni luogo dove c'è un affollamento di persone. E l'insieme di questa realtà ci porta ad avere paura. E quando ad esempio il sindaco di Colonia, che è una donna di sinistra ovviamente, dopo quello che è accaduto, a parte il fatto che noi quello che è accaduto l'abbiamo cominciato ad apprendere 5 giorni dopo, c'è stata una strategia che ha voluto tenere nascosta questa violenza sessuale che c'è stata nei confronti delle donne, e hanno voluto sdrammatizzare dicendo: per non fomentare l'odio nei confronti, il razzismo nei confronti degli immigrati e nei confronti dell'Islam. Migliaia di donne hanno subito violenze sessuali e loro si preoccupano di non fomentare il razzismo nei confronti degli immigrati e nei confronti dell'Islam. Il sindaco di Colonia ha, subito dopo che la notizia è diventata di pubblico dominio, ha formulato una sorta di vademecum su come le donne tedesche devono andare in giro, e tra ciò che si richiede alle donne tedesche è di non assumere un comportamento che possa essere frainteso dagli immigrati. Cioè si dice loro: non mettete le gonne troppo corte, non mostrate diciamo il petto, non andate in giro da sole, si chiede loro di andare in giro accompagnate. Cioè siamo in una realtà dove beneficiamo della pari dignità tra uomo e donna, della libertà di scelta, e sin d'ora si prefigura un contesto di società che rassomiglierà a quello islamico, dove le donne non vanno in giro da sole, ma sono accompagnate dai maschi, dove le donne vanno in giro velate, perché il corpo della donna nell'Islam viene concepito come di per
sé criminalizzante e quindi deve essere occultato alla vista di quelli che non sono il marito o i suoi membri maschili della sua famiglia. In questa guerra scatenata dal terrorismo islamico globalizzato, noi subiamo e registriamo quella che è la nostra grande incapacità di comprendere questo fenomeno. Innanzitutto operiamo una sovrapposizione tra la dimensione della persona e la dimensione della religione. Cioè immaginiamo ad esempio che per rispettare i musulmani come persone si debba in automatico acriticamente legittimare l'Islam come religione, come se facesse parte della stessa, come dire, dello stesso discorso logico. Noi dobbiamo invece sempre distinguere la persona e la sua ideologia e la sua cultura, la sua religione. Le persone vanno tutte quante rispettate, perché le persone sono tutte pari quali depositarie di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. Ma le religioni non sono tutte pari, non sono tutte uguali. C'è una contrapposizione totale tra il cristianesimo e l'Islam. Anche sul piano strettamente dogmatico, mentre il cristianesimo è la religione del Dio che si fa uomo e che si incarna in Gesù, cioè noi siamo cristiani se crediamo che Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, nato, morto e risorto, e dove pertanto il Dio che si fa uomo e l'uomo concepito a immagine e somiglianza di Dio fanno sì che fede e ragione siano due lati della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia. Noi legittimamente possiamo fare riferimento alla ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede, perché fede e ragione, la dimensione trascendente e la dimensione umana, convivono in modo armonioso. Nell'Islam invece, l'Islam è la religione del Dio che si fa testo e che si incarna nel Corano. Per i musulmani il Corano è ciò che Gesù Cristo è per i cristiani. Concepiscono il Corano come opera increata al pari di Allah, della stessa sostanza di Allah. Per loro il Corano è l'inverazione e la sostanzializzazione di Allah. È Allah che si rivela a Maometto attraverso l'arcangelo Gabriele, e Maometto non farebbe altro che registrare ciò che Allah gli ha detto, e il Corano è il contenitore di questa rivelazione. Quindi non opera scritta da uomini, seppur ispirati da Dio, come è l'Antico Testamento e i Vangeli, ma Allah stesso che si incarna, che si, come dire, trasforma in questo testo. Questo ci porta a comprendere che nell'Islam non possiamo usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti, perché se lo facessimo metteremmo in discussione Allah stesso. Ecco perché storicamente, da 1500 anni, la maggioranza dei musulmani ha ritenuto che si debba ottemperare letteralmente e integralmente a ciò che Allah prescrive nel Corano e a ciò che ha detto e ha fatto Maometto. E nel libro troverete, a pagina 230, te lo prendo in prestito un attimo, la testimonianza di esponenti della Chiesa, grazie Gianna, esponenti della Chiesa cristiana cattolica d'Oriente, che ci dicono esattamente questo, e cioè che i terroristi islamici sono quelli che rappresentano autenticamente l'Islam.
padre Douglas Albasi, parroco a Erbil. Erbil è una città curda nel nord dell'Iraq ed è stato padre Douglas Albasi invitato ad agosto, il 23 agosto del 2015, a Rimini, al meeting dell'amicizia di comunione e liberazione, e ha esordito, ha iniziato il suo discorso rivolgendosi ad un pubblico che come voi è formato da cittadini italiani, di fede, di cultura, di tradizione cristiana, dicendo loro: per favore, se c'è qualcuno che ancora pensa che l'ISIS non rappresenta l'Islam, sappia che ha torto. L'ISIS rappresenta l'Islam al 100%. L'ISIS sono i terroristi islamici dello Stato Islamico dell'ISIS, rappresenta l'Islam al 100%. Vi imploro, non parlate di conflitto, è un genocidio. Quando l'Islam vive in mezzo a voi, la situazione potrebbe apparire accettabile, ma quando uno vive tra i musulmani, tutto diventa impossibile. C'è chi dice: ma io ho tanti amici musulmani che sono simpatici. Sì, certo, sono simpatici qui, intende qui in Italia, qui in Europa. Là, intende in Medio Oriente, la situazione è ben diversa. Non imploro il vostro aiuto, non sono spaventato, così come non è spaventata la mia gente. Credo ci distruggeranno alla fine, ma credo anche che l'ultima parola sarà la nostra. Non rinunceremo mai a seguire la croce. E conclude il suo intervento rivolgendosi sempre a noi, dicendoci: svegliatevi, il cancro è alla vostra porta, vi distruggeranno. Noi cristiani del Medio Oriente siamo l'unico gruppo che ha visto il volto del male, due punti, l'Islam. Questo non è Mardi Cristiano Allah, è padre Douglas Albasi, parroco a Erbil. L'arcivescovo di Mosul, Mosul è la seconda città dell'Iraq dopo Baghdad ed è caduta nelle mani dei terroristi dell'ISIS. L'arcivescovo di Mosul si chiama Monsignor Emil Nona. In una intervista rilasciata al quotidiano L'Avvenire, che è l'organo della Conferenza Episcopale Italiana, il 12 agosto del 2014, alla domanda qual è l'ideologia a cui fanno riferimento i terroristi islamici, ha risposto così: la base è la religione islamica stessa. Nel Corano ci sono versetti che dicono di uccidere i cristiani, che troverete in questo libro. Tutti gli altri infedeli. La parola infedele nell'Islam è una parola molto forte. L'infedele nell'Islam non ha una dignità, non ha un diritto. A un infedele si può fare qualsiasi cosa: ucciderlo, renderlo schiavo. Tutto quello che l'infedele possiede, secondo l'Islam, è un diritto del musulmano. Non è un'ideologia nuova, è un'ideologia basata sul Corano stesso. E conclude con la stessa affermazione di padre Douglas Albasi: queste persone, intende i terroristi islamici, rappresentano la vera visione dell'Islam. I terroristi islamici rappresentano la vera visione dell'Islam. Quindi è esattamente l'opposto di quello che ci dicono Barack Hussein Obama, David Cameron e altri personaggi della politica italiana che non vale la pena menzionare, secondo cui i terroristi islamici non avrebbero nulla a che fare con l'Islam e l'Islam sarebbe una religione di pace. In questo noi scontiamo la nostra ingenuità, la nostra ignoranza, la nostra paura, la nostra sottomissione agli interessi materiali, il petrolio, il gas, l'accesso ai loro mercati, la necessità dei loro fondi sovrani, il business delle armi, il business della ricostruzione e la collusione ideologica anche da parte di chi è convinto che l'Islam sia una religione positiva e che dobbiamo favorirne la diffusione in Europa, così come è convinto che dobbiamo spalancare incondizionatamente le frontiere per accogliere i clandestini.
che chiamano con un termine neutro migranti. Gli uccelli migrano, termine migrante. Il termine migrante è un termine neutro che indica, come dire, un essere che si sposta da un punto all'altro, ma in uno stato di diritto ci sono delle leggi. In termini giuridici, chiunque entra all'interno di uno stato sprovvisto di regolari documenti è un clandestino. In tutti gli stati del mondo, tranne che in Italia. L'Italia è l'unico stato al mondo che ha legalizzato la clandestinità. L'Italia è l'unico stato al mondo che investe le proprie risorse per favorire l'autoinvasione. Nessun altro stato al mondo si va a prendere i clandestini a largo delle loro coste e a portarli in Italia. In nessun altro stato al mondo si consente la presenza sul proprio territorio di centinaia, di migliaia di clandestini di cui non sappiamo nulla. È l'unico stato al mondo in cui non si richiede l'identificazione delle persone che entrano, si rifiutano di lasciare le impronte digitali, si rifiutano di farsi fotosegnalare e noi ci sottomettiamo a questo loro arbitrio. È qualcosa che... Secondo il dato ufficiale del Ministero dell'Interno, nel 2014 in Italia sono entrati 175.000 clandestini, nel 2015 circa 155.000, quindi in totale sono 330.000, 2014 e 2015. Oggi nei centri di accoglienza, sia quelli pubblici sia quelli privati, sono registrati circa 90.000 clandestini. Mancano all'appello 240.000. Ci sono 240.000 clandestini che sono scomparsi nel nulla. Per la sicurezza di uno Stato è qualcosa di sconvolgente. Se noi fossimo uno Stato di diritto serio, il Ministro dell'Interno, e il Capo del Governo dovrebbero aver già rassegnato le dimissioni ed essere processati per alto tradimento, perché non si può consentire che in uno Stato ci siano 240.000 persone di cui non sappiamo assolutamente nulla, perché arrivano sprovvisti di documenti e siamo noi a fornire loro i documenti sulla base delle generalità che declinano a piacimento in un colloquio che dura pochi minuti. È qualcosa che succede solo in Italia. E per la verità sappiamo tre cose di queste persone. Sono prevalentemente giovani di sesso maschile, tra i 20 e i 30 anni. Sono prevalentemente al 98% musulmani. Provengono prevalentemente dalle coste libiche, che dal 2011, da quando Sarkozy ebbe la scellerata idea di scalzare dal potere Gheddafi, sono nelle mani dei terroristi islamici. E sono loro i terroristi islamici quelli che scelgono chi sale su queste imbarcazioni che noi andiamo a soccorrere sin al largo delle coste libiche e portarli in Italia. Quindi o sono stupidi loro che non colgono questa opportunità per mandarci persone che la pensano come loro, persone che siano colluse, che siano conniventi, o siamo stupidi noi che immaginiamo che questo non accada. Ma è indubbio che questa realtà è parte integrante della strategia sia di islamizzazione demografica dell'Italia e dell'Europa,
sia di infiltrazione del terrorismo islamico in Europa. L'aspetto demografico è l'aspetto più cruciale in assoluto. Se consideriamo che su circa 500 milioni di abitanti dei 29 Paesi membri dell'Unione Europea, solo il 16%, pari a 80 milioni, hanno meno di 30 anni e sono oltretutto giovani europei che soffrono di una profonda crisi valoriale identitaria, perché abbiamo perso la certezza di chi siamo sul piano delle radici, sul piano della fede, dell'identità, dei valori, delle regole, delle leggi stesse. Dei 500 milioni che popolano la sponda meridionale e orientale del Mediterraneo, il 70%, pari a 350 milioni, hanno meno di 30 anni e sono tutti musulmani determinati ad affermare l'Islam come unica vera religione. Quindi quando noi mettiamo sui due piatti della bilancia 80 milioni di giovani europei che hanno una fragilità interiore, 350 milioni di giovani musulmani che sono forti e determinati dentro, la conclusione è inequivocabile. Noi siamo destinati ad essere colonizzati demograficamente e ad essere sopraffatti sul piano della spiritualità. Se consideriamo tre fattori, facciamo sempre meno figli, viviamo nell'area del mondo che ha il più basso tasso di natalità. I nostri figli, del secondo fattore, sono spesso incentivati, usando un eufemismo, a emigrare, perché in Italia manca la stabilità lavorativa. E il terzo fattore è spalanchiamo incondizionatamente le nostre frontiere per accogliere centinaia di migliaia di altri giovani che sono prevalentemente musulmani. Quando si mettono insieme questi tre fattori emerge una strategia che è di sostituzione della popolazione e della civiltà autoctona per promuovere un meticciato antropologico e culturale. E questa strategia si sposa con la strategia della grande finanza speculativa globalizzata che vuole una umanità uniformata, omologata, dove noi da persone depositarie di valori inalienabili ci riduciamo ad essere strumento della produzione e del consumo di materialità. E dove pertanto... le identità devono essere eliminate, perché chi ha una identità si oppone a essere ridotto ad uno strumento di produzione e di consumo della materialità. Noi stiamo assistendo oggi proprio ad una strategia che mira a farci morire dentro. Questa strategia vede partecipi la grande finanza speculativa globalizzata. Quando era il 15 settembre del 2008, ci fu il tracollo della banca d'affari americana Lehman Brothers. Si scoprì all'epoca che l'ammontare dei titoli derivati, che sono una forma particolare di speculazione borsistica, dove si investe denaro su denaro, si specula su denaro che non ha un contro, come dire, una corrispondenza nell'economia reale. È un grande gioco d'azzardo. Si scoprì che l'ammontare dei titoli derivati era pari a 787 mila miliardi di dollari, pari a 12 volte il PIL mondiale. Chi detiene questi titoli derivati ha la necessità di poterli convertire in beni e servizi dell'economia reale, perché se no sarebbe denaro virtuale, carta straccia.
ma siccome l'ammontare di questo denaro virtuale supera di 12 volte il valore dell'economia reale, per poter inverare questo denaro virtuale devono controllare gli stati, controllare i governi degli stati. In Italia noi l'abbiamo scoperto nel novembre del 2011, quando con un colpo di stato finanziario Mario Monti scalzò dal potere Silvio Berlusconi, che fu messo con le spalle al muro. In quell'anno le imprese di Silvio Berlusconi quotate in borsa persero 1 miliardo di euro. Il messaggio che gli fu trasmesso attraverso la speculazione dello spread, di cui gran parte degli italiani non sapevano neanche che cosa fosse, il differenziale tra i titoli decennali tedeschi e quelli italiani. Lo spread nell'agosto del 2011 era inferiore ai 200 punti. Nel novembre del 2011 arrivò a quasi 600 punti. Eppure i dati economici non erano cambiati sostanzialmente. C'era stata una speculazione sul parametro dello spread. Da allora noi abbiamo avuto 3 capi di governo che si sono insediati senza essere legittimati da un voto degli italiani, e questo ci fa capire come la democrazia sostanziale in Italia sia morta. E abbiamo di fatto una dittatura finanziaria che sta promuovendo l'abbattimento di tutte quelle che sono le nostre identità, l'identità nazionale, le identità localistiche e quelle che sono le nostre peculiarità sul piano della civiltà. Abbiamo perso al 100% la sovranità monetaria, e questo è l'aspetto più grave che c'è. La moneta storicamente è ciò che sostituisce il baratto. La moneta non è la ricchezza, la moneta è un parametro che serve a valutare il valore della ricchezza, ma la ricchezza sono i beni e i servizi che si possiedono e che si producono. Oggi invece si è invertito il rapporto tra la moneta e la ricchezza. Sei ricco non perché possiedi e produci beni e servizi reali, ma se hai in tasca dei soldi, a prescindere dal fatto che questi soldi corrispondano o meno a beni e servizi reali. Quindi quella che in termini, come dire, enfatici definiscono la finanziarizzazione dell'economia, e cioè la prevalenza della dimensione virtuale della moneta sulla dimensione dell'economia reale, è la nostra rovina, perché significa che la finanza prevale e si impone sull'economia reale, e significa concretamente la devastazione del nostro sistema produttivo, che storicamente fa perno sulle micro, piccole e medie imprese. Storicamente l'Italia è stata una grande nazione grazie a tanti piccole imprese, piccoli comuni. Gran parte dei cittadini italiani vivono in piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti. Ed oggi questa microdimensione viene particolarmente presa di mira, perché ci dicono che dobbiamo essere fagocitati nella macrodimensione. Tutto deve essere macro, le grandi banche, le grandi imprese. E in questo fagocimento nella macrodimensione noi finiamo per perdere la nostra identità, finiamo per perdere la nostra civiltà. Il problema vero riguardante la moneta è che oggi siamo costretti, sia come Stato,
sia come privati, imprese e famiglie, a indebitarci per ripianare il debito. Lo Stato è costretto a comprare il denaro pagando degli interessi dalle banche commerciali, emettendo titoli di debito che sono i BOT, i CCT. Le banche commerciali hanno il denaro attraverso la Banca Centrale Europea, che è l'unica istituzione legittimata a emettere la moneta. La Banca Centrale Europea, a dispetto del nome che ha, è una società per azioni privata, i cui soci, a secondo della tipologia dei soci all'interno delle banche centrali nazionali, possono essere privati e possono essere pubblici. La Banca Centrale d'Italia, tanto per fare un esempio, è al 96% privata. Quindi quelli che determinano la nostra realtà sul piano finanziario e quindi economico sono banche private, a partire dalla Banca Intesa, l'Unicredit e altri istituti bancari privati. Il fatto che la Banca Centrale Europea oggi vende il denaro alle banche commerciali praticamente a tasso zero, è 0,05, questo è il tasso con cui le banche commerciali acquisiscono il denaro dalla Banca Centrale Europea. Ma quando un cittadino va in banca a chiedere un credito, se sei un cliente privilegiato te lo danno al 2%, se sei un comune mortale si parte dal 5% in su. Considerando che loro il denaro ce l'hanno a tasso zero, noi riscontriamo una usura bancaria legalizzata. In ogni caso è un circolo vizioso. Lo Stato si indebita per ripianare gli interessi sul debito. Complessivamente in Italia, tra debito pubblico, debito delle imprese, debito dei privati e debito delle banche, si superano i 5.000 miliardi di euro, che ogni anno si traducono in 230 miliardi di interessi che vengono pagati. Il PIL dell'Italia è di 1.600 miliardi. Su questi 1.600 miliardi ogni anno bisogna detrarre in partenza, prima di fare qualsiasi computo, 230 miliardi. Ecco perché c'è la crisi. Perché l'ammontare del denaro in circolazione si riduce sempre di più, sia per il peso degli interessi sul debito che sono crescenti, il debito complessivo che sono crescenti, sia per il fatto che le banche erogano sempre meno denaro. Il fatto che ci sia sempre meno denaro in circolazione è come se ci fosse sempre meno sangue nella circolazione di un corpo umano. La persona finirebbe per morire perché non ha sangue in circolazione. Lo Stato non muore per una semplice ragione, che il costo lo fa pagare ai cittadini. Quindi sono i cittadini che muoiono in termini di crescente impoverimento. Ci sono 12 milioni di italiani poveri, secondo l'Istat, 7 milioni e mezzo gli italiani che ogni giorno per sopravvivere fanno la fila alle mense dei poveri, 4 milioni di italiani nullatenenti, un terzo dei nostri pensionati che è costretto a sopravvivere e non si sa come con meno di 500 euro al mese. E in questo quadro ai clandestini che arrivano, di cui non sappiamo nulla, lo Stato, tra vitto, alloggio, sigarette, ricarica del cellulare e argent de poche, gli dà ogni mese 1.200 euro, 1.400 euro se sono dei minorenni. Ai carabinieri, ai poliziotti che ogni giorno rischiano la loro vita per tutelare la nostra sicurezza, lo stipendio medio è di 1.350 euro. Abbiamo uno scatto?
abbiamo uno Stato che è più generoso con i clandestini che non con dei fedeli servitori dello Stato e in generale che non con gli italiani. Se due genitori, anziché occuparsi in via primaria dei propri figli, dovessero devolvere le risorse della famiglia a beneficio di altri, verrebbero incarcerati, perché hanno il dovere di occuparsi in via primaria dei propri figli. Ma questo Stato, anziché occuparsi in via primaria degli italiani, si occupa in via primaria degli stranieri, degli immigrati, dei clandestini. E questo inevitabilmente alla fine farà esplodere il razzismo in Italia, non perché gli italiani sono razzisti, ma perché gli italiani sono discriminati nei confronti degli stranieri. Vorrei concludere dicendo questo: noi oggi non dobbiamo fare la guerra a 1,5 miliardi di musulmani, perché sarebbe una follia e una idiozia. Noi dobbiamo fare la guerra ai musulmani che sono presenti in Italia, perché scadremmo nel razzismo. Ma dobbiamo, e su questo non dobbiamo in alcun modo transigere, dobbiamo salvaguardare il nostro inalienabile diritto ad essere pienamente noi stessi dentro casa nostra. Che significa che le leggi dello Stato, le leggi laiche dello Stato, le regole su cui si fonda la civile convivenza, i valori che sostanziano la nostra civiltà, a partire dalla sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta, compresa la libertà di un musulmano di convertirsi o non convertirsi ad un'altra religione senza essere condannato automaticamente a morte per apostasia. E tutto questo deve essere obbligatoriamente rispettato, ottemperato, condiviso da tutti, compresi i musulmani. Ma dobbiamo essere noi a saperci far rispettare. Questo è fondamentale. Ecco perché dobbiamo consolidarci dentro, dobbiamo essere forti dentro, dobbiamo riscoprire, riscattare ed avere l'orgoglio di ciò che siamo e affrontare quella che è una vera e propria missione con lo spirito con cui Paolo Borsellino affrontò la sua guerra contro la mafia. E ho voluto ricordare nel capitolo conclusivo del mio libro quello che è il suo testamento spirituale: è bello morire per ciò in cui si crede. Chi non crede muore tutti i giorni, chi crede muore una volta sola.